Campionato di promozione girone A, Selcinardi incontra in casa Tavernelle. Selcinardi ha 23 punti ma una partita in meno da recuperare. Tavernelle è la squadra che ha giocatori importanti come Arcione, Picca, Mencarelli. Ha solamente però un punto in più di Selci. Le statistiche a confronto parlano di due squadre praticamente in situazione di parità. 4 pari all'andata con una doppietta per parte tra l'altro di Pica e di Piccini. Quello di oggi è in pratica uno scontro diretto di metà classifica che già potrebbe dare indicazioni su quale sarà la squadra che potrà ambire a disputare i playoff. Cerca di partire forte subito Tavernelle, al 6° minuto scende a razzo Becciolotti ma la conclusione è deludente. Scena simile all'8° minuto, va giù Arcione ma Rossi para con estrema facilità. Al 10° minuto replica di Selci, affonda Rocchini ma Belloni non riesce a correggere. Al 13° minuto il culmine della pressione di Tavernelle, calcio piazzato di Rocchini, mani clamoroso però di Poggini, decisione giusta di Vitali di Perugia, è rigore. Si carica del tiro Salvatore Picca ma incredibilmente è un palo clamoroso, occasione incredibile, buttata dalla finestra. Ma la chiave della partita è pochi minuti dopo, al 17°, Selci ha ripreso Pigolo, scatta Pavelio sulla sinistra, passaggio in aria per Valerio Belloni che appoggia di spalle lasciando Vistucco Raspa e gol. Tavernelle va in tilt, comincia a pensare che Selci lo scavalca in classifica e che non lo riacchiappa più perché ha una partita in meno da recuperare. Selci a tutto gas al 20° su calcio piazzato ci prova Campagni. Al 21° minuto è Vignaroli che non conclude col colpo di testa, il gol è annullato per fuori gioco. Al 26° scatta Rocchini sulla destra, parata in extremis, Belloni non riesce a intervenire. Al 42° calcio d'angolo, Meloni colpo di testa impreciso ma ne approfitta Picca, si aggiusta male la palla, tiro fuori misura. 10° minuto della ripresa, calcio piazzato, Ciccone, Tavernelle non riesce a segnare neanche con le mani. Al 20° ci prova Meloni, si oppone Lucaccioni. Al 22° espulsione di Meloni su un contrasto, Tavernelle rimane in 10 uomini. Ma è al 42° che è persa ingloriosamente ogni speranza per il Tavernelle con la seconda espulsione, quella di Mohamed Fahin, è tutto inutile, risultato finale Selci 1, Tavernelle 0. Allora, onestamente non siamo partiti benissimo, primo quarto d'ora 20 minuti non riuscivamo a giocare la palla, sono stati aggressivi e abbiamo creato pochissimo, anzi direi che loro hanno avuto un po' di predominio che dopo è sfociato nel rigore e credo che l'episodio del rigore sbagliato dopo abbia un po' girato anche psicologicamente la partita. Abbiamo preso un po' più di campo, abbiamo avuto delle buone situazioni e abbiamo trovato il gol. Poi il secondo tempo, quando è entrato anche Mencarelli, abbiamo cambiato a livello tattico. Ci siamo messi a 3 per 10 minuti, forse anche lì non abbiamo fatto benissimo, non abbiamo scalato bene, siamo abbassati un po' troppo. Commento semplice alla gara, tutto si è risolto in quei 5 minuti in cui abbiamo preso il palo sul rigore, abbiamo sbagliato il rigore e poi il Selci è andato in vantaggio su Mischia, la partita si è indirizzata già da quel momento, è stato difficile recuperare, poi dopo purtroppo abbiamo finito in 9, c'è stata un po' di confusione lì dentro il campo e direi che alla fine ha meritato di vincere chi è che ha messo la palla dentro.